Buongiorno e pace bene. Oggi, il 13 giugno, noi ricordiamo Sant'Antonio. Ascoltiamo. Fernando di Buglione nasce a Lisbona nel 1195 da una famiglia benestante. A causa della sua educazione molto spirituale e particolarmente attratto dalla solitudine, all'età di 15 anni si ritira nel convento dei canonici regolari di Sant'Agostino. Qui vive la riservatezza, la mortificazione della carne e il silenzio operoso, tanto da diventare esempio per i confratelli. A 24 anni viene ordinato prete, ma lui, non ancora completamente soddisfatto, desidera il martirio. Si ritira dai frati minori per poter andare in terra di missioni. Era settembre del 1220 quando Don Fernando lascia la veste bianca e lanosa degli agostiniani per vestirsi della grezza tunica di bigello e un cordiglio ai fianchi dei francescani. Abbandona il nome di battesimo e prende il nome di Antonio, che vuol dire coraggioso, inestimabile, che combatte per la pace. È proprio in terra di missioni che Antonio si ammala, forse di malaria a causa delle scarse norme igieniche e la vita di penitenza, inchiodato ad un letto prima, costretto ad abbandonare il suo ideale missionario poi. In questo viaggio verso il Portogallo, la nave attraversa una violenta tempesta fino a scontrarsi su un litorale della Sicilia. Viene soccorso da pescatori e portato al più vicino convento, dove riprende piano piano le sue abilità. Decide così di recarsi ad Assisi. Una grande grazia lo attende. Incontra San Francesco e assiste al capitolo delle stuoie senza essere notato. All'umiliazione segue però l'opera della provvidenza che gli apre la via della predicazione, rivelando la sua profonda cultura biblica e la salda dottrina teologica caratterizzata da una nuova spiritualità. Dopo essere stato nell'eremo di Monte Paolo, dove trascorreva le giornate in meditazione, preghiera, lavoro umile, per poco più di un anno inizia a predicare in Romagna, Nord Italia e Francia. Diventa provinciale dell'Italia settentrionale nel 1227 e straordinariamente celebre. A Padova, dove visse l'ultima quaresima, le grazie divine che donò furono tantissime. Era come se il Signore confermasse già la sua santità. Riconciliazioni, conversioni, trasformazioni reali di vite corrotte, attraverso la sua parola infiammava i cuori d'amore. Ascoltava la gente, con loro condivideva l'esistenza tormentata, all'impegno catechetico alternava l'impegno pacificatore, insegnava, confessava, si confrontava con i sostenitori di eresie. Nell'eremo di Campo San Piero visse l'ultimo periodo della sua vita, nella contemplazione dell'amore puro di Dio. Ma dopo essersi sentito male, chiese di poter tornare a Padova. Giunto ad Arcella, nella periferia di Padova, la morte lo colse tempestivamente. Le sue ultime parole: "Vedo il mio Signore". Era il 13 giugno del 1231. Aveva 41 anni. Venne sepolto nella chiesetta di Santa Maria Mater Domini a Padova, il suo rifugio spirituale durante l'intensa attività apostolica. L'anno seguente, alla luce dei tanti prodigi compiuti, Gregorio IX, bruciando i tempi canonici, lo proclama santo a Spoleto. Era il 30 maggio del 1232. Oggi le sue spoglie si trovano nella Basilica di Padova, a lui dedicata, accanto al convento di Santa Maria Mater Domini. Fu San Bonaventura da Bagnoregio, 32 anni dopo la morte, a traslare il suo corpo e a trovare la lingua del santo incorrotta. Quella reliquia è conservata nella Cappella del Tesoro, presso la stessa basilica della città veneta. Nel 1946 Pio XII lo ha proclamato dottore della Chiesa. Sant'Antonio è patrono dei poveri e degli affamati. Patrono del Portogallo, del Brasile, della custodia di Terra Santa e di numerose città in Italia, Spagna e Stati Uniti. Il suo emblema, un giglio bianco con il quale viene raffigurato. Sant'Antonio di Padova è un santo famosissimo, un francescano d'eccellenza, e sono sicuro che già nella nostra vita lo abbiamo incontrato in varie situazioni. Soprattutto
soprattutto in quelle che riguardano la devozione popolare che ha sempre visto questo santo vicino alle vicende di ogni uomo e di ogni giorno. E lui era anche un grande intellettuale e ha scritto delle cose molto molto preziose che non sono tanto conosciute. Io vi vorrei regalare due suoi pensieri quest'oggi. Il primo dice: la natura ha posto davanti alla lingua due porte, cioè i denti e le labbra, per indicare che la parola non deve uscire se non con grande cautela. Pensate un po' che insegnamento. Sant'Antonio diceva: prima di parlare è necessario pensarci un pochino, ecco, perché le parole possono fare tanto bene ma possono fare anche tanto male. Allora è necessario, visto che la natura ha predisposto proprio i denti e le labbra, pensarle come due porte proprio che devono ostacolare questa parola che esce, in modo tale da dover pensare effettivamente a ciò che si dice. E un'altra cosa interessante che ci dice Sant'Antonio è: in un'acqua torbida e mossa il viso di chi vi si affaccia non viene rispecchiato. Forse ci siamo passati tutti, magari vedendo uno specchio d'acqua sporca e torbida, la nostra immagine non viene riflessa. E poi dice: se vuoi che il viso di Cristo, che ti guarda, si rispecchi in te, esci dal tumulto delle cose esteriori, sia tranquilla la tua anima. Ecco questa bella immagine di noi che siamo come un lago, come uno specchio d'acqua, un'acqua però intorbidita. Gesù che vuole specchiarsi, però non può farlo perché c'è tutta la sporcizia che rovina questa superficie dell'acqua e che non la rende specchiata. E bella questa riflessione e questo consiglio che ci dà proprio Sant'Antonio, che è quello di uscire dal tumulto delle cose esteriori, che sono la sporcizia che intorbidisce l'acqua della nostra anima, e quindi di tranquillizzarci, di non essere agitati, ma essere belli calmi, 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 come un mare nel giorno più calmo d'estate. Ecco, queste due suggestioni io vi regalo di Sant'Antonio quest'oggi con la sua intercessione. Sant'Antonio prega per noi.